Quante volte i credenti, noi fratelli, ci nascondiamo dietro a delle scuse, a delle affermazioni, a delle dichiarazioni per giustificare noi stessi, senza invece interrogare il Signore. No, ma non sono io chiamato a dover fare questa cosa. No, ma non è compito mio. No, ma ci deve pensare il pastore. No, ma è compito del monitore. Fratelli, ma siamo sicuri che le cose funzionano così? Siamo sicuri che a volte non stiamo affermando qualcosa solo per giustificare noi stessi, mentre il Signore ha tutt'altra opinione? Fratelli, perché il Signore ci ha salvati? Per metterci all'interno di una chiesa, seduti su una sedia, su una panca, o ci ha salvati per fare di ciascuno di noi i suoi servitori, i suoi testimoni? Tutte le nostre priorità, fratelli, devono riguardare l'opera di Dio. Abbiamo bisogno di tornare a scoprire le priorità bibliche nella nostra vita. Abbiamo bisogno di tornare a mettere il Signore Gesù al primo posto e dobbiamo quindi riflettere su quelle che sono le nostre priorità. Ognuno di noi ha delle priorità. Fratelli, la vita è fatta di priorità. Ogni singola giornata è fatta di priorità. Ogni giorno dobbiamo decidere cosa vogliamo fare prima di tutto il resto. Dobbiamo fare le scelte giuste, fratelli. Qui c'è un popolo che sta vivendo in case meravigliose e la casa dell'Eterno è in rovina. Fratelli, ci sono credenti in rovina, chiese in rovina, ci sono cuori in rovina perché troppo occupati a preoccuparsi della propria casa, famiglie, coniugi, figli, lavoro, passatempi, case intese come edifici, vacanze, cellulari, auto, vestiti. Lo dicevo già stamattina, nulla contro queste cose, ma queste cose nel momento in cui ci rubano tempo, energie, risorse per l'opera di Dio, stanno diventando idolatria, fratelli. E gli idolatri non ereditano il regno dei cieli. Noi viviamo su questa terra, queste cose ci servono. Ma metti alla prova il Signore. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte dal Signore, direttamente da Lui. Perché Dio onora quelli che lo onorano, fratelli. Siamo attenti perché dov'è il nostro tesoro, lì anche il nostro cuore.